Ciao, sono Dedè e ti do il benvenuto sul mio canale. Oggi mi fa piacere parlarti di alcuni accorgimenti che possiamo avere quando andiamo a fare la spesa. Ma prima, sigla! Definiamo innanzitutto i nostri obiettivi, che saranno la qualità di ciò che compriamo, il risparmio, quindi cercare di ottenerla spendendo il minimo, l'ecosostenibilità, quindi tenere conto comunque dell'ambiente, di tematiche relative, il benessere animale, che non va assolutamente trascurato nel momento in cui acquistiamo dei prodotti di origine animale, e il sostegno a una produzione locale, intesa sia in realtà come produzione italiana, quindi del paese al quale apparteniamo, come sostegno quindi all'economia interna del nostro paese, e sia un sostegno al chilometro zero, a un consumo di prodotti effettivamente coltivati o realizzati nelle vicinanze. Per quanto riguarda la qualità, prediligiamo innanzitutto alimenti freschi piuttosto che additivati di conservanti. Prediligiamo alimenti di stagione, come ad esempio le arance in inverno e le fragole in primavera. Fondamentale guardare poi l'etichettatura per verificare effettivamente la composizione di ciò che stiamo comprando. Questo non vale solo per gli alimenti rivolti al nostro consumo, ma anche per gli alimenti rivolti al consumo dei nostri pet. Ad esempio, un alimento pubblicizzato come al pollo, come vedete, in realtà può contenerne solo il 4%, piuttosto che quanto magari lasciatoci immaginare dalla confezione. Non tralasciamo comunque il risparmio, che non deve essere ovviamente ai danni della qualità, ma può essere effettuato con un fine di evitare gli sprechi, ad esempio cercare di acquistare quegli alimenti che sono prossimi alla scadenza ma sono ancora in ottime condizioni, può evitare appunto che dell'alimento ancora di qualità possa finire nei cestini e quindi del tutto sprecato, e allo stesso tempo può essere un sollievo per le nostre tasche. Evitare inoltre che quando andiamo a fare la spesa la nostra attenzione sia catturata da ciò che invece non ci è utile o non ci serve in quel momento, e quindi di inserire nel nostro carrello qualcosa che serve solo a aumentare il prezzo ma che una volta tornati a casa ci pentiremo di aver acquistato. Approfitto per ricordarti che in qualsiasi momento del video puoi iscriverti al canale semplicemente cliccando nel quadratino in basso a destra. Non per ultima teniamo conto dell'ecosostenibilità, in particolare appunto di tutti i contenitori che conservano gli alimenti che andiamo a comprare. A parità di qualità e di prezzo di un alimento, magari cerchiamo di prediligere quello che ha l'incarto più ecosostenibile, quindi ad esempio di cartone, che può essere facilmente riciclato, o se proprio di plastica, che almeno contenga plastica già precedentemente riciclata. Per quanto riguarda anche le confezioni della frutta, cerchiamo di inserire appunto la frutta nelle apposite bustine in plastica, ma di riutilizzarle poi una volta a casa, ad esempio conservandole in un opportuno portabustine. Ricordiamoci inoltre di andare al supermercato già provvisti della nostra busta per portare la maggior parte degli alimenti, che può essere appunto una busta in tela, in paglia, che possiamo quindi facilmente riutilizzare. Se voglio essere anche in pace con la mia coscienza, devo anche considerare il benessere animale. Quindi, ad esempio, per quanto riguarda le uova, cerco sempre di comprare quelle da allevamento biologico, che hanno quindi codice zero stampigliato sia sulla confezione esterna sia su ciascun uovo. L'allevamento biologico rispetto ad allevamenti di origine diversa, quindi ad esempio quelli indicati col codice 1 all'aperto, col codice 2 a terra oppure addirittura col codice 3, quindi in gabbia, garantiscono delle condizioni di salute e di mantenimento in termini di qualità della vita notevolmente diverso per questi poveri animali.
Tu lo mangeresti un uovo da queste galline? Per quanto riguarda prediligere la produzione nostrana, io cerco sempre di acquistare innanzitutto latte italiano. Conosciamo bene le problematiche di questo settore economiche, purtroppo molti allevamenti hanno dovuto chiudere, pertanto faccio molta attenzione ad acquistare un latte che nel logo CE riporti appunto la sigla IT, che vuol dire che è stato prodotto sul suolo italiano. La stessa cosa andiamo a ricercare sulla confezione di carne, che sia prodotto, allevato, macellato, sempre in Italia. Vi stupirà effettivamente constatare quanti prodotti sia di latte che di carne in realtà acquistiamo dalla Francia. Utilizziamo inoltre prodotti a chilometro zero, che quindi sono stati realizzati nelle vicinanze della nostra abitazione, con un notevole risparmio sia per quanto riguarda l'inquinamento che i relativi costi di trasporto. Inoltre daremo un supporto anche all'imprenditoria locale. Spero che questo video ti sia utile e che dalla prossima spesa riuscirai a fare degli acquisti con maggiore consapevolezza. Se hai anche tu da suggerirmi qualche trucchetto in più, sono assolutamente ben accetti nella sezione commenti. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale per vedere nuovi video e di lasciarmi un like se questo ti è piaciuto. Ciao!